Maestro Fratta, siamo alla conclusione della nona edizione di Musica Civica, un'edizione scoppiettante, molto applaudita dal pubblico e apprezzata dalla critica, con spettacoli innovativi, ma anche la proposizione della formula vincente di Musica Civica. E, se ci può dare un bilancio di questa edizione e qualche anticipazione sulla decima. Allora, è stata sicuramente un'edizione diversa dalle altre perché abbiamo fatto dell'innovazione tecnologica sposata alla musica classica uno dei cavalli vincenti di questa nona edizione. Chi è venuto ha potuto apprezzare spettacoli in cui ologrammi, scenografie virtuali, videoproiezioni in 3D si sono sposate con la musica classica e con la conversazione come noi sempre facciamo. Adesso cercheremo di portare avanti questa novità che ha connotato la nona edizione, cioè speriamo di fare una decima edizione in cui il dialogo tra le arti e le nuove tecnologie sia ancora più stringente e presente in tutti gli spettacoli. Siamo contenti che il pubblico ci abbia seguito con affetto, devo dire, perché le manifestazioni di apprezzamento sono state plateali ed entusiaste e abbiamo un pubblico affezionato che speriamo ci segua ancora nella decima edizione. Ovviamente devo ringraziare perché tutto questo è stato possibile grazie alla capacità di Musica Civica di creare una rete di soggetti sostenitori delle iniziative, non sono iniziative che si possono fare da soli, sono tante persone, tante istituzioni, tante realtà, tanti progetti che si sono uniti per questi 8 spettacoli. Principalmente dobbiamo ringraziare gli enti pubblici, la Regione Puglia, il Comune di Foggia, l'Assessorato alla Cultura, ma anche le fondazioni private, la Fondazione Apulia Felix, la Fondazione della Banca del Monte di Foggia, dei Monti Uniti adesso. Dobbiamo ringraziare due progetti importanti che ci hanno permesso di fare gli spettacoli tecnologici, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto 3 Digital Concert e Funder 35, il progetto della Fondazione Carico e della Fondazione per il Sud. Oltre ai tantissimi sponsor privati, Fortore Energia, l'aiuto di Ubic, di Fabbrini, della Banca Mediolanum, di Capobianco, della ditta Capobianco e così via, sono tanti. Li ringraziamo e speriamo di fare una decima edizione ancora più bella di questa nona.